Mie care amiche, buongiorno, ben ritrovate sul mio canale. Allora, oggi andremo a cucinare qualcosa di molto saporito e molto semplice. Vi mostrerò un trucchetto che io uso durante le preparazioni, magari può essere utile anche a voi. Allora, andremo a fare il sugo con il tonno. Per questa ricetta io userò dei pomodori pelati già fatti a cubetti. Due scatolette di tonno. Io uso questo sott'olio e vi spiego anche subito il motivo, il perché di questo. Una tazzina di caffè piena di acqua. Questo è, diciamo, il mio segreto per avere un sugo saporito. E poi avremo bisogno di cipolla che io ho già affettato, vedete, mezza cipolla, una spicchio d'aglio che io ho già tagliato in quattro per la metà. Dei capperi, questi erano sotto sale, li ho semplicemente sciacquati e strizzati, e del prezzemolo. Il trucco, per quando preparo io il sugo, diciamo, con il tonno, è semplicemente questo. Scusate se vado di fronte alla camera. Quando apro le mie scatolette di tonno, l'olio che c'è all'interno non lo butto, ma lo metto in pentola. Perché questo? Perché questo olio è già insaporito, quindi anziché aggiungere dell'olio d'oliva per cucinare, io utilizzo questo. Sapete che qui al sud, almeno io, utilizzo tantissimo l'olio d'olivo in quantità piccole, però nella cucina è indispensabile. Quindi io utilizzo quest'olio, ripeto, che c'è nella scatoletta. Poi vado ad aggiungere, senza mettere sul fuoco, la mia cipolla. Cercherò di non far cadere anche i capperi dentro. Eccoci qua. Quindi la cipolla e l'aglio. Metto l'acqua all'interno e porto a fuoco e faccio cucinare finché la cipolla non diventi bella soffice, quindi già tenera, no? Perché cosa serve l'acqua? Siccome per cucinare la cipolla ci vuole un pochettino, l'acqua servirà a non farla bruciare, a non farla dorare molto. Quindi una volta che si sarà cotta, toglierò lo spicchio d'aglio e metterò all'interno il tonno, il pomodoro pelato e i capperi. Alla fine, quando sto per spegnere il sugo, all'incirca dopo un quarto d'ora, 20 minuti, andrò a tagliuzzare il prezzemolo al suo interno. Quindi io porterò ora a fuoco a cucinare questi primi ingredienti. Allora, accendo il mio fornello. Non mettete la fiamma molto alta, mi raccomando. Ecco qua, mettiamola media. E lascerò cucinare finché non si è intenerita la mia cipolla. Poi continuiamo la ricetta e vi farò vedere i vari procedimenti. Mi raccomando, coprite con un coperchio e fate cucinare per circa 5 minuti. Vi faccio un attimino vedere come procediamo. Guardate, c'è un profumo che non riesco neanche a spiegarvi veramente. La cipolla incomincia a diventare tenera. Guardate, se io vado a fare con la cucchiaia di legno, io uso questo per girare, è già abbastanza tenera. Ecco perché vi avevo detto di mettere l'acqua. È un trucco molto semplice, ma che credetemi è di grande aiuto. Ok, io continuerò per altri 2 minuti e poi mettiamo tutti gli altri ingredienti. Allora, la cipolla è della giusta consistenza, vado ad eliminare il mio spicchio d'aglio. Se lo gustate lo potete tranquillamente lasciare. Eccolo qua. Ora vado a inserire il tonno, il nostro pomodoro pelato, quindi aggiungiamo entrambe le nostre due scatolette. Guardate come si è consumata l'acqua. Questa è una cosa che comunque dovete fare attenzione, altrimenti poi si brucerà ugualmente la cipolla e quindi non abbiamo ottenuto poi un granché.
ma facendo questo trucco vedrete come è saporito il vostro sugo con il tonno. Ok, aggiungo la prossima. Quindi non dovrete usare olio a parte facendo questa ricetta e il risultato sarà veramente molto gustoso. Ora aggiungerò i miei due pelati e i miei capperi. Ho aggiunto il primo, aggiungo il secondo. All'interno rimarrà poco poco di sughetto, quindi cosa faccio? Metto all'incirca un centimetro, per farvi capire comunque quanto, no? La quantità, all'incirca 2-3 cucchiai, ecco, di acqua, vado a sciacquare e rimetto in pentola e poi aggiungo i capperi. Ecco qua, e il gioco è fatto. Allora, io non aggiungo ora il sale, perché comunque vendo i capperi sotto sale. A volte si rischia che quando li andiamo a sciacquare, se non lo strizziamo bene, che il sugo diventa salato. Quindi così io me lo faccio cuocere all'incirca un quarto d'ora, poi al termine vado a fare logicamente la prova assaggio, no? Altrimenti non so. E se manca ancora sale ne vado ad aggiungere un pochettino. Qualora il sapore quindi è perfetto, andrò semplicemente ad aggiungere il prezzemolo. Ok, mie care, ci rivediamo alla fine della cottura, all'incirca 15-20 minuti. E voilà, mie care, il nostro sugo è pronto. Io ho già tagliuzzato il mio prezzemolo all'interno. Guardate quanto è bello, non vi dico il profumo che emana, cioè è una cosa veramente, con poco poco di pelato e due scatolette di tonno possiamo far cucinare una pasta veramente dal sapore squisito. Ok, mie care, spero vi sia piaciuta questa piccola ricetta. Lasciate un bel pollice in su, non vi mostro l'alto perché c'è la macchiolina nera. Vi ricordo che giù nelle box info vi lascerò il link del mio canale di Uncinetto per coloro che sono appassionate come me di Uncinetto. Vi lascerò il link della mia pagina Facebook, il link del mio sito di filato online e infine anche quello del mio sito Misobi, della mia pagina Facebook, dove potete poi pubblicare anche delle vostre creazioni. Ok, vi saluto e speriamo di rivederci presto con un nuovo video. Un abbraccio a tutti e buon appetito. Ciao!